Eccoci ragazze e ragazzi. Allora, io cerco sempre di fare dei video dove vado a far vedere quello che facciamo realmente ogni giorno in tempo reale con telecronaca, nel bene e nel male. Quindi guardiamo un attimino cosa purtroppo è accaduto oggi, ok? Quindi oggi sono cadute delle dinamiche particolari e le andremo a vedere, cercheremo di capire un attimo. Allora, prima di partire a vedere quello che purtroppo, ripeto, è accaduto oggi, vi rimando comunque al video che ho fatto ieri, lunedì 23 novembre 2015, dove vi scrivevo: in questo video ho filmato le chiavi della cassaforte. Effettivamente le chiavi le ho lasciate cadere sul pavimento, nel senso che chi vuole può raccoglierle e può venire a toccare con mano quello che mediamente facciamo in trading room, in tempo reale, con telecronaca, eccetera. Ok? Vi dicevo ieri, anche qui dal titolo si può confermare, no? Sua Maestà lo Square rimane, malgrado quello che sia capitato oggi, comunque Sua Maestà lo Square. E quindi io direi di andare a vedere, così andiamo diretti al punto, quello che è capitato oggi. Ok? Allora, spostiamo qui il blog. Quindi guardatevi, se avete voglia, anche quello di ieri. Allora, partiamo da Euro-Franco-Svizzero. Vediamo cosa è capitato oggi. Qui sotto abbiamo anche un currency screener che può aiutarci a aumentare eventualmente la leva d'ingresso, ma oggi, diciamo così, non era neanche necessario aumentare la leva, ok? Quindi andiamo a vedere. Allora, le regole, togliamo un po' di zoom così vediamo la giornata di oggi. Ok, la regola è questa. Quali sono le chiavi della cassaforte? Allora, ieri ho già un po' spiegato qualcosa, quindi oggi andrei direttamente a vedere quello che purtroppo è accaduto. Okay? Così ognuno di voi e di noi potrà trarne le dovute somme e conseguenze, eccetera. Allora, oggi sui franchi svizzeri, quindi quello che è bianco linea continua è euro franco svizzero, quello che è la linea tratteggiata è dollaro franco svizzero. Tendenzialmente gli square partono da mezzanotte, avranno sempre una crescita, ovviamente, perché a inizio giornata la volatilità è pari a 0 pips fatti e poi cominceranno ad espandersi le giornate, okay? Cioè le candele giornaliere. Quindi diciamo che sui franchi svizzeri non è successo nulla, nel senso che io direi dalla mattina, quindi da qui così in avanti, nessuno strumento è andato mai a lavorare sopra lo square più alto. Quindi quelle che ritengo essere le chiavi della cassaforte, dove le troviamo? Le troviamo quando uno strumento, o entrambi, in questo caso o euro franco svizzero o dollaro franco svizzero, andasse sopra questo square, quello più alto. Diciamo che cambiamo già colore per non mischiare rosso con rosso. E questa fascia, così che vi un po' coloro, questo canale, chiamatelo come volete, è dove noi abbiamo, diciamo, la massima conoscenza del Forex. Sappiamo, è lì in quella zona dove noi sappiamo quello che dovrebbe fare. Non tutti i giorni, ok? Oggi andiamo a vedere cosa è successo. Non tutti i giorni, però mediamente sì, va bene? Allora, su euro franco svizzero, dollaro franco svizzero, oggi tutto tranquillo. Poi andiamo sugli yen, quindi qui rimettiamo lo scorrimento. Andiamo sugli yen, togliamo anche qui lo zoom, lasciamo pure da qui così, qui 9:20 di questo broker sono le 8:20, quando più o meno apre la trading room. E vedete anche qui che sia lo strumento giallo a linea continua che lo strumento giallo a linea tratteggiata non sono sostanzialmente mai andati sopra lo square più alto. Quindi anche qui per fortuna non è accaduto nulla, nel senso che il sistema è rimasto flat. Ok? Andiamo avanti. Quindi un breve riepilogo della giornata di oggi. Poi euro GBP lo guardiamo dopo assieme a GBP dollaro. E niente, poi purtroppo gli altri quattro strumenti, uno vale l'altro, possiamo iniziare a guardarli. Possiamo guardarli, poi guardiamo le operazioni che abbiamo fatto oggi. Allora, cosa è successo su Euro CAD in particolare? Ripeto, direi sempre di partire dalla mattina, quindi dalle 9:30 di questo broker, 8:30 italiane. Cosa è successo oggi? Che se voi ci fate caso, in alcuni punti la linea continua magenta, quindi in questo caso Eurocad, che cosa ha fatto? Un po' qui si è trovata sopra lo square rosso,
È vero, lo score giallo era più alto, però quando Eurocad, o anche qui, è andato sopra lo square rosso più alto, purtroppo ha preso l'inversione. Per fortuna che noi siamo dei contrarian, quindi passo passo comincerete a capire il senso di questo video. Qui o qua, o qui o qua, purtroppo anche qui l'Eurocad ha invertito. Qui l'Eurocad, lavorando sopra lo square più alto, purtroppo ha invertito. Poi da qui si è creato uno square più alto che ci ha fatto capire che qui non necessariamente avremmo dovuto lavorare. Quindi diciamo che qui purtroppo abbiamo preso un contrarian giusto, qui purtroppo abbiamo preso un contrarian giusto e anche qui purtroppo e anche qui. Ragazzi, purtroppo è andata così. Ha fatto quattro segnali giusti, ma può essere un caso. Andiamo un po' a vedere sugli NZD. Togliamo lo scorrimento, togliamo lo zoom. Più o meno lasciamo così, o un pelo più grosso, va bene. Allora, cosa succede? Chiaramente meglio lavorare da certi orari in avanti. Comunque qui sia l'NZD scambiato con il dollaro, linea tratteggiata verde, che l'euro che scambiava contro l'NZD si sono trovati sopra lo square più alto e purtroppo hanno invertito tutte e due. Quindi anche qui se uno voleva perdere non poteva, ok? Poi nella mattinata cosa è successo? Zoomiamo. Fermiamoci qui. Che qui, ok, noi tradiamo anche la parte alta del canale, ne ho parlato ieri, in accordo con una certa Bollinger, che dopo vi dico perché vi faccio vedere l'operazione che abbiamo fatto. Quindi cosa succedeva? Che euro NZD si trovava in questi punti e purtroppo ha invertito. Quindi di nuovo chi andava in contrario guadagnava. Poi dopo si sono invertiti gli strumenti, anche qui c'era dollaro che scambiava con l'NZD perché la linea tratteggiata e purtroppo è tornato indietro. Questa zona qui purtroppo sono tornati indietro. Questa zona qui, benché il giallo fosse passato sopra, è tornato indietro. Quindi purtroppo ha funzionato su tutto. Niente da fare. Poi dopo cos'è successo? Che benché rompessimo qua degli square o anche qua, anche se li può sentire, noi dobbiamo lavorare sopra lo square più alto. Però direi che ha lavorato ottimamente. Poi andiamo avanti, si fa in fretta. Chi abbiamo dimenticato? L'Eurocad l'abbiamo visto. E poi purtroppo, qui sorrido perché, vabbè, questa la guardiamo dopo, va? Perché questa qua era troppo perfetta. Oggi pomeriggio, purtroppo, cosa abbiamo fatto? Purtroppo oggi pomeriggio ci siamo trovati con l'Euro GBP. Qui no, anche se ha pagato fino alla mediana della Bollinger, ok? Però sia qui che qui ci siamo trovati in una condizione dove purtroppo abbiamo shortato e purtroppo abbiamo di nuovo avuto ragione. E questo è stato il bellissimo trade del pomeriggio. Quindi ovviamente ragazzi sto un attimino provocandovi, ma è ovvio, no? È palese. Perché effettivamente farne tante giuste di fila purtroppo poi ti mette in una condizione mentale dove magari uno stop lo soffri di più e purtroppo conferma questo metodo di lavoro che oggigiorno usare un 10% di analisi tecnica, e questo dico purtroppo perché spesse volte si rimane in delle situazioni dove si usa al 100% l'analisi tecnica, ma il discorso che ho già fatto ieri, faccio velocissimamente adesso, è questo, che l'analisi tecnica è l'analisi degli effetti. E quindi se io non imparo ad analizzare le cause, ok? Su cosa si basa l'analisi tecnica? Sul fatto che se io ho sempre un effetto, ok, quindi tocco un livello e l'effetto è sempre long, ok? In realtà non è detto che toccare quel livello lì sia la causa, è quello il problema, ok? Noi pensiamo che di fronte allo stesso effetto facciamo qualche passo indietro, facciamo un po' di marcia indietro sui grafici e di aver trovato la causa, ma non è così. Okay? E questo è il purtroppo che vi dico, perché siamo nel 2015, quasi 2016, e ripeto, bisogna secondo me capire queste robe. Quindi sicuramente questo video darà fastidio a qualcuno. Come ho detto oggi in Trading Room, noi andiamo avanti per la nostra strada, perché purtroppo anche oggi abbiamo tradato in maniera perfetta. Okay? Chiaramente nel tradare in maniera perfetta ci saranno anche gli stop loss, però intanto oggi non abbiamo presi, per dirne una. 10% di analisi fondamentale, quella che usiamo sui non farm payroll, sull'ADP,
un po' con il buon senso, anche su Draghi, sulle varie BCE, come dico sempre io, e poi l'80% è analisi quantitativa. In questa analisi quantitativa direi, a pieno titolo, preso il primo posto lo Square, ok? A maggior ragione che oggigiorno lo abbiamo su tantissimi strumenti. Quindi bisogna avere la pazienza di aspettare dei segnali, ma quando questi arrivino sono veramente perfetti. Allora, noi oggi pomeriggio che cosa abbiamo fatto? Vi ridico quello, a parte che ce l'abbiamo anche qui sopra, quindi non devo neanche spostarmi. Vi farò vedere anche l'altra trading room, quella dei rendimenti, solo per farvi vedere una cosa sui rendimenti stessi. Allora, chiaramente anche oggi ho fatto delle analisi di Elliott, posso guardare i cicli, però quelli sono dei momenti in cui vado ormai solo più a cercare di ottimizzare il timing d'ingresso, perché la causa l'ho già beccata e ho un long o un short in base agli square. Allora, io che cosa ho notato grazie ad alcuni giorni della scorsa settimana e grazie di nuovo a tanto studio? Come vi dicevo prima, sono rimasto una sera a guardare gli square fino alle 3 di notte. Cosa ho notato? In realtà ringrazio anche, come vi ho già detto, Paolo, che mi ha detto due frasi quel giovedì sera importanti che mi hanno fatto riflettere. Il discorso è questo: senza ripetere il webinar di ieri, vi andate a vedere credo Euro Audi di venerdì, ok? Ve lo andate a vedere nel webinar di ieri, che ripeto, trovate qui sul blog. Poi dopo vediamo il conticino gara cosa ha fatto oggi. Quindi vi andate a guardare questo quando avete tempo e voglia. Però ripeto, significa avere la potenzialità di cambiare veramente, di fare un bel salto nel nostro trading di gruppo, ok? Quindi significa per ognuno di voi che vorrà provare a sfidarsi a venire in trading room e a vedere se è vero che quello che vi dico su questi video è quello che facciamo veramente in real time con telecronaca, ok? Chiaramente nel blog non posso ogni giorno aggiornare la situazione perché non ce la faccio più proprio, ok? Ogni tanto lo faccio, adesso farò un 3, 4, 5 puntate tutta la settimana, diciamo, dove a fine giornata parliamo degli square e andremo a vedere quello che hanno fatto, ok? Così rimangono un po', come didattica. Poi chiaramente magari nel blog non metterò più nulla per 5, 10, 15 giorni, non lo so, dipende, ok? Allora, riportandovi a quello che ho detto ieri su EURAUD, vi aggiungo di nuovo questo: che le Bollinger che mi hanno, io da sempre utilizzo le Bollinger, ok, anche sui cicli ovviamente, e le setto sui periodi dei cicli, ok? Quindi un periodo ciclico che utilizzo è il 48, ok? Che va bene sul time frame 1 minuto, 4 minuti, 15 minuti, 60 minuti, 240 minuti, e poi mi fermo. In realtà io mi fermo molto prima del 240 minuti, però riconosco che è ancora valido. Queste Bollinger, le sincronizzandole, non so come dire, armonizzandole con lo square, con le indicazioni che mi ha dato lo square, vi dico che secondo me vale la pena, come dire, di testarle, di farsi incuriosire, di provarle a mettere a questo numero di Fibonacci, 2,618, ok? Bene, allora noi cosa abbiamo fatto oggi, semplicemente? E quindi aggiungo, purtroppo non c'è neanche da essere bravi a fare questo, ragazzi. Quindi un conto è quando magari provo a fare un po' di cicli, un po' di Elliott, e allora lì si dimostra un attimino qualcosa, perché quando si fa analisi discrezionale, effettivamente magari chi ha un po' più di malizia, un po' più di tempo trascorso sui grafici, soprattutto quello in realtà, ok? Nessuno nasce imparato, nessuno nasce fenomeno, certo, qualcuno impara prima, qualcuno dopo, ma sicuramente se qualcuno si dedica con estrema passione, grande passione sui grafici, ne viene fuori bene. Ma quando parlo del singolo, allora posso dirvi che il singolo, come ho già detto in altri video, può anche essere profittevole utilizzando una unica media mobile o un pivot addirittura e nulla di più, ok? Ma portare un gruppo al profitto globale, ok? Globale di tutto il gruppo, allora veramente più impegnativo, anche perché io comunque la trading room la seguo col mio trading live in certi orari, ma lei la trading room rimane aperta 24 ore al giorno. Quindi quando vado via, è qui che tornano utili questi video che sto facendo, questo webinar che sto facendo, perché uno se lo studia quando non ci sono io live, però se sa usare ad esempio lo Square può beneficiarne e fare trading con alta probabilità di riuscita e di far profitto, ok? Allora, queste Bollinger semplicemente si usano in accordo con lo strumento dinamico che si chiama Square, ok? Square canale, diciamo così, e
e l'ho già spiegato perché, poi ovviamente lo spiego anche in temporale in Trading Room. E oggi, quando adesso questa qua era tratteggiata, poi è diventata giallina, voi dovete guardarla solo quando è bloccata rossa. Noi, quando eravamo su questo picco, potevamo guardare in quel momento dove eravamo sulla Bollinger settata, come vi ho detto, e noi eravamo qui. E quindi io qui ovviamente ho passato uno short per me stesso. Poi chi ha voluto ed era presente poteva semplicemente dire: ma ci provo anch'io, faccio uno short anch'io. Rischio totale dell'operazione 11 pips. Ok? Quindi su 11 pips si può mettere quello che volete, perché veramente stamattina ho speso più parole, non voglio spenderne altre almeno per oggi. Ovviamente quello che volete con un po' di buon senso. Quindi diciamo da uno 0,1% del capitale, dipende, ognuno ha il proprio capitale, oltretutto il proprio capitale non solo finanziario ma anche psicologico. Direi che sul conto gara si può arrivare a mettere anche un 5%, ma stiamo parlando di un conto che oggi c'è, domani è raddoppiato, domani è triplicato e poi dopodomani, se prende un po' di varianza negativa, da più 300% ritorna a essere a più 100%, per il 200%, che ne so, per dire, ok? Quindi trovate la giusta via di mezzo qui in mezzo. Ma quando shortavo qui lo stop era 11 pips. Poi cosa è successo? Visto che, ripeto, punto in questi video a dire tutto quello che faccio, nel bene o nel male, perché tanto, ripeto, io vado da sempre, proprio perché sono un testone e contrario a tutto, per la mia strada, e a maggior ragione oggigiorno, soprattutto con questa potenza che abbiamo sviluppato. Allora io sono entrato short qui e ovviamente il segnale era anche qui buono, no? Su questo picco qua così. Io qua non l'ho fatto, però ho detto: ragazzi, non lo faccio perché sono in loss di poco, quindi ero sotto di 3 pips e mezzo, 4 non mi ricordo, spread compreso, quindi non ne valeva la pena, preferivo eventualmente tenermi un altro colpo un po' più in alto. Qualcuno l'ha anche fatto, ragazzi, non devo dirvi nulla, ha lavorato perfetto, ok? E sino qui direi che i purtroppo erano provocatori. Invece c'è un altro purtroppo, che questo qua non lo è, però ci sorridiamo vista la giornata che comunque è andata molto bene. Questo, ripeto, perché nel bene o nel male a me non interessa, vi faccio vedere quello che faccio ogni giorno. Beh, certamente non interessa perché mediamente facciamo bene e quindi sono un po' agevolato. Però ripeto, ci possono essere giornate dure, sia perché si subisce varianza negativa del metodo, ossia perché io ci metto del mio, perché magari sono un po' stressato, un po' teso, un po' stanco, ok? Il purtroppo, e concludo qui il video, arriva su Euro AUD. Adesso qui poi dopo sistemerò, beh, facciamolo subito e siamo a posto. Su Euro AUD, perché Euro AUD ovviamente, allora ribadiamo il discorso che da qui va sopra allo square rosso, d'accordo? Ma lo square giusto è questo, quindi la password è qui dentro, ragazzi, ok? Qui dentro posso decidere, in base allo strumento, di lavorare con uno stop loss che può essere 20-25 pips per quelli più volatili, 10-11-12 pips per quelli meno volatili, ok? Quindi qual è il discorso? Cosa è successo questa mattina, purtroppo? Allora, questa qua lasciamola perdere, tutte queste lasciamole perdere, ma semplicemente per un motivo, perché è ancora presto in quel momento lì, ok? Se poi noi le andiamo a guardare, io le devo prendere in accordo con le Bollinger, ok? Quindi se voi ci fate caso, in questa zona dove l'euro AUD è sopra lo square e anche qui, vedete che io da qui l'unico punto in cui abbia una chiusura sotto la Bollinger settata come vi ho fatto vedere prima è questa. E quindi da lì cosa succedeva? Che se io fossi andato long lì mi andava contro al massimo di 12,3 pips, ok? Ad un certo punto cosa succede? Che qua sente fortissimamente lo square che si era stabilizzato, perché il problema è un po' quando scaletta, l'abbiamo già detto nel video precedente, quando si è stabilizzato qui sente lo square e ritorna a prendere quelli sotto, o qui di sicuro. Quindi il mio long preso qui, in realtà non l'ho fatto questo, però potenziale long preso qui, comunque intanto ritorna alla pari sulla mediana delle Bollinger, e quando sono qui sono anche un po' in profitto, quindi in realtà non avrebbe fatto neanche disastri, ok? Andiamo avanti, comunque quello non l'abbiamo fatto. Ad un certo punto chiaramente qui potrei anche vedere,
non vado a guardarlo, ma tanto si vede dal grafico, è chiaro che ad un certo punto nella mattinata, mentre Euro-AUD era qui, avevamo il dollaro contro l'AUD che era qui. Ma siccome vedo che poi ha invertito, vuol dire che anche quello è un trade giusto. Non c'è neanche bisogno di andarlo a guardare, ok? Ad un certo punto c'è stato questo picco, perfetto. Oltre a quel picco, cosa è successo? Che noi eravamo, mettiamoci la lineetta così, diciamo non da questa candela, perché vedete che questa candela è sopra la Bollinger, ma vedete dov'era lo strumento, era lì. Quindi su quella dopo c'è stato un segnale. Ora, questa mattina era una giornata un po' macro per gli Audi, quindi qui c'è stato il segnale. Io qui cosa ho fatto? Sono stato lento, non ho cliccato subito, ok? Dove ho cliccato un po' più in basso, però qual è stato il problema? Quindi non mi sto giustificando perché veramente vado avanti per la mia strada. Oltretutto, se mi devo giustificare su un trade che ho pure fatto in profitto, ci mancherebbe pure, no? Però voglio motivare il perché io sia entrato qui, ragazzi. Faccio vedere. Perché io sia entrato short qui e mi sia flattato qui. Ci ho preso 9 pips, ok? Quindi lì veramente purtroppo, perché con quella discesa che poi ha fatto, veramente c'è da dire purtroppo. Ma va bene, capita ragazzi, anche ieri abbiamo preso due short molto belli su Eurocad, non sono riuscito a fare correre il secondo, pazienza, ok? Non ho perso, ho guadagnato. Allora, lì purtroppo cosa è capitato? È capitato che io ho cliccato in contemporanea perché trado su più conti, come sapete, mi sono un po' incrociato le dita, è stato un po' tutto veloce. E niente, ho preso lo short su Euro-AUD su prezzi diversi, quindi su un broker sono entrato su un prezzo, sempre entro un po' su prezzi diversi, però nell'ordine di un pip e mezzo al massimo. Qui invece è proprio differenza anche di 5-6 pips, e quindi semplicemente è come se fosse scattato in quel momento un po' un cortocircuito, perché per me, lo ribadisco qui, è fondamentale l'ingresso. Ok, molti di voi mi dicono: ma guarda che la cosa importante è l'uscita, perché dove esci che poi capisci se guadagni o vinci. Va benissimo. Molti di voi mi dicono: io entro perché rischio uno e prendo due o anche tre. Va benissimo. Io invece vado al contrario, ok? E quindi per me, come faccio al contrario tendenzialmente la gestione, faccio anche il contrario. Faccio un discorso contrario anche sull'ingresso e l'uscita. Per me la cosa più importante è l'ingresso, non è l'uscita, perché se io entro bene, di riflesso l'uscita mi è assolutamente agevolata, ok? Quindi se imparo a entrare nei punti giusti, l'uscita è quasi naturale, ok? Che venga fatta bene. Niente, qui mi sono incartocciato con le dita. Va bene, quindi può capitare, ragazzi. Molti più bravi di me hanno preso tutto lo short. E quindi sono comunque contento, a parte che poi ho fatto bene sull'Euro GBP. Sono molto contento però di chi ha usufruito bene di tutto il segnale. Poi chiaramente anche qui ritoccava lo square, candeletta piena, per dire, può anche essere un'idea di trading. Poi ha fatto un 1-2-3 che noi tradiamo, sull'1-2-3 ha fatto due candele coerenti, cioè c'era tutto che diceva short. Ha proprio ancora darmi la botta finale, c'è questo. Noi guardiamo anche i rendimenti e in quel momento noi su Euro AUD, diciamo così, ma così lo si, no, perché c'ho questo grafico qui dove stavamo facendo il conteggio di Elliott, lo chiudo. Facciamo così, noi in quel momento su Euro AUD avevamo anche questa situazione. E va bene, non l'abbiamo fatta oggi, la facciamo domani. Era perfetto, ragazzi. Livello bancario, ricordo a tutti i nuovi arrivati in Trading Room che è un indicatore che vi fornisco a vita, quindi ve lo scaricate, me lo chiedete, ve lo caricate su tutti i grafici che volete, ok? Vi do anche questo, quindi ne potete far buon uso, vi do anche i pivot, vi do anche altra roba, e a Natale ho detto che vi facevo anche un regalo. Ne ho di indicatori che, ripeto, ho messo in disparte, ma non perché funzionassero male, ma solo perché poi di fronte a tanta roba e soprattutto la miglioria assoluta dello square, secondo me Sua Maestà oggigiorno è veramente lo square, fino a prova contraria, perché il trading deve essere dinamico. Però questa mattina, oltre allo square che vi ho fatto vedere prima, c'era anche il rendimento teso, quindi da qui chi ha portato fino ai rendimenti a zero, veramente ottimo, ok? Poi cosa è successo ad un certo punto? Che se vi faccio di nuovo vedere lo square, ad un certo punto qua così noi avevamo di nuovo lo strumento fuori, quindi
qui è di nuovo fuori. Io ho tracciato questo canale alto, sempre canale alto dell'indicatore. Se qui avesse toccato, avrei provato anche un long, soprattutto con fuoriuscita della Bollinger, ok? E qui di nuovo era alto. Cosa è successo? È successo che per magia di nuovo lo strumento da queste zone chiamava un long, perché ovviamente stava scendendo, quindi se sono teso sopra devo chiedere un contrarian allo strumento che deve salire. Effettivamente vedete che poi è salito. L'unica cosa, non essendo mai uscito con una close a un minuto sotto la Bollinger che vi ho fatto mettere, allora non siamo potuti entrare, però la zona era di nuovo giusta, ok? Bon, questo è quello che abbiamo fatto oggi. Quindi abbiamo fatto uno short su Euro AUD che io ho condotto in maniera purtroppo pessima, e uno short che io purtroppo non ho incrementato, perché ve l'ho spiegato in Trading Room, nel senso che era troppo poco lo spazio tra un ingresso e l'altro, quindi mi riservavo ancora un colpo. Ma malgrado questo, portando avanti i conti master ma anche il conto da gara, quello che vorrei farvi notare è che con queste idee di Square abbiamo subito una bella impennata dal 18 di novembre, oggi è il 24, facendo un 18%, poi un 5% e poi oggi circa un 7%, quindi il conto da gara è al 230%, ok? Questo per dire che ovviamente mi fa piacere mostrare questi capitali, se possiamo chiamarli così, senza metterci giudizio, prendere in giro nessuno, perché va bene iniziare con poco. Chiaramente se decidiamo che il trading diventerà una parte importante della nostra vita, come ho detto stamattina, fate finta che dobbiate aprire una pizzeria, un ristorante, una palestra, qualsiasi attività, quindi bisogna ovviamente metterci un po' di capitale. Però allo stesso tempo, se io voglio, perché magari Fabri mi ha incuriosito, mettere alla prova Fabri, vedere se è vero che i segnali che passa in real time sono questi ogni giorno, allora vi dico che più o meno sapete tutti quanti quanto costa l'abbonamento. Anche con un conto veramente tranquillo, ogni mese vi sareste ripagati mediamente l'abbonamento. Portate a casa qualche euro in più extra e spero anche tanta esperienza in più, perché ripeto, io faccio didattica in tempo reale sul campo, quindi quando entro mi sentite gioire, mi sentite anche soffrire quando c'è da soffrire, eccetera eccetera, va bene? Direi che vi aspetto domani mattina, per chi ha piacere, alla solita ora, e niente, buona vita a tutti, buona serata a tutti. Grazie a tutti, ciao ciao.